Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa non ha convinto nessuno, men che meno l'acerrima nemica Selvaggia Lucarelli. La giornalista via social ha smontato la chiacchierata tra l'imprenditrice e Fabio Fazio, sottolineando che i fraintendimenti di cui ha parlato non sono altro che l'ennesimo bluff. La prova sta nel video del peluche Trudy. Selvaggia Lucarelli, commentando l'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, ha dichiarato: non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa per quello che un anno fa aveva bloccato la parola balocco nei commenti sul suo Instagram. Comunque possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei pandori e del resto, al di là dell'assenza di domande è il vuoto. Avvilente, assenza di pensiero e grammatica. E comunque ora mi aspetto che l'antitrust multi i consumatori collani che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buona fede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell'emulazione. A questo punto Selvaggia ha pubblicato il video con cui Chiara Ferragni sponsorizza il peluche Trudy, facendolo passare per beneficenza. A didascalia ha scritto: usciamo dal Pandoro, vediamo altro. Scelgo uno dei famosi fraintendimenti di cui parla Ferragni, così mi dite se siamo noi che capiamo male o se lei dice una cosa che non corrisponde al vero. In questo caso, solo il ricavato delle bambole vendute sul suo sito The Blonde Salad andava in beneficenza, e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudy. Vi sembra che dica questo, anche nei sottotitoli, o siamo noi